Siamo ritornati con la seconda parte di Al Banina Svizzera. Siamo intorno al 25 e 30 secondi per la partita tra Albania e Svizzera. L'Albania allenata dal nostro italiano Gianni De Biasi, la Svizzera allenata da Vladimir Petkovic, ex allenatore della Lazio. Quindi siamo sempre in diretta. Siamo sempre qui. Allora, a più possesso palla per il momento la Svizzera con il 59%, l'Albania con il 41%. Ci ha provato il numero 14 dell'Albania, Taulant Xhaka. Il fratello di Graint Xhaka, quindi Talunt Xhaka, ha sbagliato una partita. C'è posizione di outsider di Shaqiri. Quindi il pallone, andiamo a vedere un po' di statistiche. 8 calci di punizione per l'Albania, 3 per la Svizzera, ma c'è attenzione, un'azione cross dell'Albania e il portiere svizzero Sommer para, come dicevo. Poi i falli sono stati 3 dell'Albania, 6 della Svizzera, e un cartellino a testa sia per l'Albania che per la Svizzera, e poi 3 calci d'angolo per la Svizzera, 2 per l'Albania. Andiamo a vedere come si conclude. Un altro, diamo calcio d'angolo. Rimessa laterale per l'Albania. Allora, ci vuole adesso c'è la rimessa laterale battuta dall'Albania. Siamo sempre in diretta. Se questa la partita. Allora,
palla per la Svizzera, e subito davanti c'è, lo prende il portiere Berisha, il portiere albanese. Siamo al 30° minuto e 30 secondi in questo momento, Albania 0 e Svizzera 1. Qui il maggior possesso palla è nella Svizzera, maggior possesso palla. Sta facendo un dai e vai l'Albania, che qui ci prova la pozione occasione. Mamma mia, che ha fatto Sommer con i piedi, la parata ancora, ci prova Sommer, posizione di fuori gioco in questo caso. Andiamo a rivedere. La partenza era regolarissima del giocatore albanese. Grande, grande il numero 10 albanese, Sadiku, quindi. Andiamo. Allora, siamo sempre in diretta, siamo al 32° e 45 secondi, Albania 0, Svizzera 1. È stata un'occasione colossale per Yusai, che mette Sadiku davanti a Homer, l'attaccante albanese, conclude addosso al portiere. Per questo momento ancora palla per il numero 22 dell'Albania, ci prova in questo momento l'Albania, la Svizzera chiude subito la Svizzera. Grande. Allora, palla per l'Albania, ci può recuperare l'Albania, parata da Sommer, il portiere albanese, il portiere, scusami, svizzero, Sommer, para sulla giocata dell'Albania. Siamo al 34° minuto, Albania 0, Svizzera 1, una partita emozionante, perché la Svizzera con Shaqiri sta provando molto ad andare sul 1, sul 2-0 dopo l'1-0 firmato da Shahar. C'è un cartellino giallo per parte, Fabian Char giallato e Lorin Canea. Quindi allora, bel cross basso di Roschi. Sommer fa il pallone e vi ricordo che dopo c'è appena
finisce la partita, cioè il secondo tempo, c'è il post gara di Albania Svizzera, e c'è in contemporanea il prepartita di Galles Slovacchia. Il pallone è uscito fuori, ancora una grandissima occasione per Shaqiri. Quindi era, no, c'è stato un fallo, quindi fallo che l'ha fatto Shaqiri. Siamo sempre in diretta. Una curiosità molto importante: dovrebbe essere un cartellino giallo. C'è cartellino, ammonizione per Cana. L'Albania è in 10 uomini perché il direttore di gara Carlos Velasco Carballo non si fa abbindolare dal giocatore, non si fa abbindolare dal giocatore Cana per questa simulazione netta che vediamo anche dalle immagini. Quindi l'Albania è in 10 uomini, l'Albania in 10 uomini. E allora l'Albania quasi per tutto il secondo tempo dovrà giocare in 10 uomini. La curiosità è che c'è lo stadio più giovane di tutti, che è lo Stade de Lyon, designé capo comune della periferia di Lione, che lo stadio è stato inaugurato il 9 gennaio 2016. Vediamo, il calcio di punizione è stato per la Svizzera, va a battere Shaqiri. Vediamo il palo del numero 15, Zmaili, giocatore del Napoli. Ha preso il palo Zmaili. Dai e vai, ci vuole provare. La Svizzera viene subito rimpallato il pallone. Palla adesso per la Svizzera. È andato più volte la Svizzera in attacco, 6 volte contro le 3 volte che l'Albania. Colpisce il palo Zmaili, vi sto ricordando. Allora, palla per l'Albania, occasione per l'Albania, non c'è nessuno, deve girare, e Sommer para per la Svizzera. Mancano in verità 5 minuti al 45esimo. Ci conduti al 45esimo, siamo 40esimo e 10 secondi, Albania 0,
Svizzera 1, per la Svizzera andata in gol Shahar. Vi ricordo che Loric Kana è stato giallato al 23esimo e poi Loric Kana al 37esimo fa una simulazione e l'arbitro Carlos Valesco Carballo non si fa abbindolare e quindi mostra il secondo cartellino giallo, poi il cartellino rosso. Ci prova ancora Smiley. Prova Smiley. Provato Smiley. E Petkovic arrabbiato si mette le mani nei capelli per l'errore fatto da Allora, c'è un grande da farsi per questo europeo. Vi ricordo al canale 37esimo è stato espulso, mi ricordo l'espulsione di Canà. Grossi in mezzo, ancora una volta è stato rimpallato e il terzo, allora, palla per la Svizzera. Allora, siamo entrati quasi nell'ultimo minuto del primo tempo. C'è calcio cross. Sommer è arrivato in un'uscita. Azione che si conclude con un nulla di fatto. E di De Biasi si va a sedere, beve un pochettino. De Biasi. Siamo al 44esimo e 30 secondi. Si giocherà fino al 46esimo. Giocherà fino al 46esimo e sulle portiere.
Allora, una partita secondo me importantissima per la sta per sta scade il 46° minuto. Tutti negli spogliatoi, negli spogliatoi, come avete sentito, abbiamo nelle nostre come avete sentito, abbiamo anche noi vicino il ragazzi il nostro grande segnapunti. Che dice al termine del minuto di recupero? Albania 0, Svizzera 2, Svizzera 1, e noi ci andiamo a prendere una pausa e poi ci ritroviamo per commentare questo primo tempo. Sempre qui dallo Stade Phil Bollard de Lens. Eccoci rientrati velocemente qui dallo Stade Félix Bollard de Lens. Stiamo commentando la partita Albania-Svizzera. Gli svizzeri sono andati in vantaggio dopo 5 minuti con Fabian Chakra, che a sua volta l'autore di gol è stato cellato al 13° minuto. Poi al 20, poi ci sono state varie occasioni dopo il gol. C'è stata subito al 14° minuto un'occasione per la Svizzera. Szmajli ha servito Seferovic, che lo ha spaziato per tirare il tiro, ma una conclusione molto debole di Szmajli e para Berisha. Poi c'è stato il calcio di punizione battuto lungo da Angoli a cercare Kana, ma sul secondo palo Shaqiri concede il corner l'arbitro. Poi al 23° è stato ammonito Canna per un intervento duro a metà campo su Szmajli. E poi al 31° occasione per l'Albania, grande lancio di lancio di Yusei, che mette Sadiku davanti a Sommer. L'attaccante albanese conclude sul portiere in uscita. E poi al 36° Canna, secondo giallo per il centrale manese, che ha fermato con la mano una palla diretta a Seferovic indietro, quindi non come avevamo detto noi per simulazione, ma con la mano. Io ero convinto che si era buttato, però perciò con la mano, quindi nostro errore, non è per simulazione ma per aver toccato il pallone con la mano. E poi al 41esimo occasione per la Svizzera, Ixtine per Szmajli, conclusione al destro che termina fuori di pochissimo. E poi dopo l'espulsione di Kana, Yusei ha accentrato su posizione il terzino Napoli, indossa anche la fascia di capitano. E noi con questo è tutto, ci ritroveremo tra pochissimo sempre dallo Stade Félix Bollard de Lens per il secondo tempo di Albania-Svizzera. Vi ricordo il risultato: Albania 0, Svizzera 1 per questo primo tempo. Da Daniele è tutto, ci troviamo dopo per il secondo tempo.